Eccomi qua, una sera, faccio queste mie dirette ormai, nei tribunali stanno diventando molto famose. Questo diciamo che a loro non va bene, non va bene che io dico la verità. Sono tutti corrotti, sono tutti corrotti. Anche in oggi ho ricevuto la risposta. Ho ricevuto la risposta per quanto riguarda l'adozione di mio figlio. In corte d'appello è stata rigettata, quindi mio figlio è dichiarato ancora adottabile. È stata rigettata con tante menzogne e mi meraviglio che come il procuratore capo, senza prove, dà per vocolato quello che scrive il curatore di mio figlio. Hanno dichiarato il falso quando hanno detto che l'accaduto, il tentato omicidio di mio figlio da parte del padre è accaduto il 6 luglio del 2020. Quando invece è accaduto il 20 giugno del 2020. Tutto per iscritto, tutto documentato. Hanno detto che mio figlio non si chiama più, siccome io sono sui social, reclamando di continuo il suo nome, Lorenzo, per paura che Lorenzo poi scopre, viene a scoprire insomma che la madre lo vuole bene, la mamma lo sta cercando. Hanno cambiato nome a mio figlio. Adesso lo chiamano Stefano. Lo chiamano Stefano come il padre. E non lo chiamano più Lorenzo. Però in tutto questo il procuratore capo della Corte d'Appello, sezioni minori, tutte queste non ha dato per oro colato quello che hanno detto loro. Ha detto il curatore. Il curatore cioè, ha sbagliato, allora, ha dichiarato il falso quando ha detto che l'incidente è accaduto il 6 luglio, invece è accaduto il 20. Addirittura ha dichiarato il falso che si chiama Stefano, perché vedono che io lo sto cercando sui social, che dico che Lorenzo, che io sono tua madre. Per non farvi agganciare i rapporti, per fare in modo che Lorenzo non scopra che io lo sto cercando, che io lo voglio, gli hanno cambiato il nome, adesso lo chiamano Stefano. O Lorenzo o Stefano è mio figlio, avete capito? Il curatore, comunque, è corrotta anche la Corte d'Appello del Tribunale dei Minori di Salerno, il procuratore capo. È un corrotto perché senza accertamenti, senza documentazioni, è stato a sentire quello che ha detto il curatore. Il curatore ha dichiarato pure che quando sono andata, allora, io il 23 settembre, l'anno scorso, sono andata a salutare mio figlio davanti a scuola. E comunque l'operatrice mi ha dato una spinta e non mi ha fatto avvicinare a Lorenzo quando io ho detto che non è vero che io ti ho abbandonato, sono loro che ci tengono separati. E l'operatrice mi ha dato una spinta. Di tutto questo io feci una diretta in inverno, quando ho dichiarato che lei mi aveva spinto, questa operatrice, per impedirmi di dire che io sono la madre naturale di Lorenzo, nonché adesso chiamato Stefano. Feci una diretta, loro hanno, allora, loro per proteggere questa operatrice, quest'altra incompetente che non sa gestire mio figlio. Hanno dichiarato, il curatore non c'era, hanno dichiarato che io quando sono andata, hanno messo che io sono andata a fine settembre, invece sono andata il 23 settembre davanti a scuola a salutare mio figlio. Il curatore ha dichiarato che io vado in escandescenza, ho preso a pugni
Io ho una forza, cioè l'incredibile Hulk, una forza sovrumana. Ho preso a pugni la macchina dove stava mio figlio, spaventando mio figlio. Io vorrei allora per difendere l'operatrice, perché io ho fatto una diretta dove ho detto in inverno che lei mi aveva spinto. E loro, il curatore ha dichiarato la falsità, che io ho preso a pugni la macchina dove stava mio figlio, spaventando mio figlio. Ma la carta del meccanico dove sta? Io sono una donna, prendendo a pugni una macchina, io mi spaccavo la mano, dovevo andare all'ospedale. Ma veramente state scherzando? Cambiano il nome, cambiano le relazioni, hanno detto poi la signora continua a parlare male della struttura quando il figlio, in questa struttura il figlio è rinato. E adesso mangia di tutto, parla bene. Io volevo dire a queste persone che continuavo a parlare male della struttura, perché comunque i bambini sono sotto minaccia, che devono fare per forza quello che dicono loro, altrimenti vengono messi in punizione e chiusi nella stanza e fatti piangere. Ah, col consenso della psicologa della casa, per accaparsi i soldi. Io dico a questa gente, invece di farvi i soldi, invece a queste persone, invece di farvi i soldi su quei poveri bambini chiusi nelle case famiglia, andate a zappare, perché poi i nostri figli escono e quando sono un po' più grandicelli dicono tutto quello che hanno subito in casa famiglia. È inutile che voi li ricattate, gli cambiate nomi, gli volete, che poi loro si ricordano delle violenze subite, dei maltrattamenti in questa casa famiglia e poi da grandi lo dicono. E poi comunque bisogna fare punto e tacco, comunque perdete il posto e andate in galera. Voi continuate a dichiarare il falso, che poi quando mio figlio cresce dirà tutto quello che sta subendo in questa casa famiglia, dove viene costretto a dire che non vuole la madre non è buona. Un bambino non può dire mai che non vuole la madre. La madre è una sua, io l'ho visto quando mio figlio Lorenzo, chiamato, voglio specificare perché loro stanno scherzando col fuoco, chiamato oggi Stefano, però mio figlio si chiama Lorenzo e oggi lo chiamano Stefano. Quando mi ha visto, Lorenzo piangeva, ha detto che voleva tornare a casa. Anche in Corte d'Appello purtroppo c'è la corruzione. Il curatore ha detto che Lorenzo, è migliorato Lorenzo, mio figlio è migliorato perché io già lo portavo a fare le terapie. Stanno continuando a fare quello che già io facevo, che c'ha dei ritardi cognitivi, c'ha dei ritardi di linguaggio. Adesso Lorenzo parla, adesso Lorenzo gli amici. Ma vergognate! Che gli amici di scuola mi hanno contattato, gli amici, quelli che aveva, non quelli là che stanno nella casa famiglia. Quelli là che aveva a Ponte Cagnano, dice che lo stanno aspettando, che Lorenzo lo volevano bene tutti. Aveva un sacco di amici nella classe. Ma che state dicendo che non aveva amici? A mio figlio dicono che lo vogliono bene, lo stanno aspettando. Ma vergognatevi! Ma andate a zappare! La madre non gli possiamo, allora, mi hanno fatto intendere, la madre non gli possiamo dare nessuna possibilità perché la madre sta continuando, a loro brucia, gli rode il sedere, che io sto parlando male di quella struttura, gli rode il sedere che io ho detto che mio figlio viene vestito come un pezzente, gli rode il sedere che dico che in quella casa famiglia lo stanno costringendo con i loro metodi educazionali ossessivi, possessivi, che se non fanno quello che dicono loro vengono messi chiusi nella stanza, vengono spaventati e lasciati piangere, col consenso della psicologa della casa.
Io devo dire tutta la verità perché un giorno mio figlio dice: mamma, perché hai detto la bugia? Che mi trattavano male e tu hai detto che mi trattavano bene. Io devo vendere conto a mio figlio quando si farà grande. Tutte queste sciagurate che stanno in questa casa famiglia, dove sta mio figlio a Salerno, tutte queste sciarmate, da grande dovete dare conto ai figli vostri che li avete fatti trattare male in questa casa famiglia, dicendo le bugie, facendoli crescere in questa casa famiglia, dove sono stati privati della libertà. Come si può dire che un bambino è migliorato quando non viene fatto uscire? Non viene portato al mare massimo una volta al mese? Gli viene impedito di avere i rapporti d'amicizia con i suoi ex amici di scuola, quelli là che aveva prima. Ma come può stare bene nei procuratori, dei corte d'appello? Il tribunale di Minova è corrotto, la corte d'appello è corrotta. Ancora delle persone, delle povere mamme che stanno, mi dispiace per loro, delle loro mamme che stanno cadendo nella trappola. Non vi fate mettere in queste case famiglie, che poi vi relazionano, che non siete madri buone e vi allontanano, vi tolgono i figli. Ancora che cadete nella rete. E il Tribunale dei Minori, la Corte d'Appello, non vi dava mai ragione. Io devo dire per forza la verità, perché io devo vendere conto a mio figlio quando cresce. Continuavo a dire che loro, i loro metodi educativi sono diseducativi. A mio figlio lo stanno rovinando. Gli stanno inculcando delle cose che non sono vere. Gli stanno inculcando che lui non è Lorenzo, che lui è Stefano, ma lui è Lorenzo. Gli stanno inculcando che lui non è nato il 10-12-2013, stanno dicendo che è nato in un altro mese. Ma vi rendete conto o no che stanno facendo? Violenza psicologica. Che io non sono la madre, ma un altro po' vi dicono che io sono Anna e non mi chiamo Anna. Ma vi rendete conto che sono delle persone oscene, delle persone che dichiarano il falso? Ancora continuano. Continuano a dichiarare il falso, che poi mio figlio cresce, non sarà più sotto vostra minaccia, e dirà di come l'avete maltrattato. Se non ci andate ora in galera, ci andate dopo. Gli rode il sedere, gli sta rodendo il sedere, perché io sto parlando male della struttura. Hanno paura di me, della struttura a Salerno. Quelle madri sciarmate e sciacurate, per non farsi togliere i figli, parlano, non denunciano la casa famiglia, perché sennò hanno paura. Però intanto, quando i figli crescevano, dovranno vendere conto ai figli di come l'hanno fatto, di come li hanno fatti tenere in quella casa famiglia appresso a loro, come delle pezzenti, chiuse in casa famiglia senza libertà. E che è vita questa? La signora non è buona, perché non gli viene data nessuna possibilità di avere la CTU, perché la signora sta dichiarando che il bambino non sta bene in quella casa famiglia, che il bambino sta dichiarando che il bambino si chiama Lorenzo, che si chiama Stefano, il bambino sta dichiarando che il bambino è nato il 10-12-2013. Cioè, vi rendete conto? Io ho tutta la documentazione di come si chiama mio figlio. Ma vi rendete conto no che stanno facendo? Lorenzo, anche se ti chiamano Stefano, io sono sempre tua madre. Anna, sono sempre la mamma di Lorenzo. Ad oggi chiamato Stefano dal curatore. Mamma continuerà a lottare, lo sta facendo per te. Mamma deve dichiarare la verità, perché un giorno tu vorrai essere reso conto di queste cose. Io non posso dichiarare le bugie.
ora termino qui. Tutta la gente deve sapere, tutta la gente, tutta l'Italia, tutta l'Europa deve sapere lo schifo che fa Salerno. Mi vuole togliere un bambino quando da grande poi mi viene a cercare e dice che nella casa famiglia l'hanno maltrattato e l'hanno costretto a comportarsi come volevano loro, sotto ricatto. Ma loro no, ancora non mi volete arrendere. Lo sapete che va a finire così. Mandate a zappare ai servizi sociali, ma soprattutto curatori. Quando hai dichiarato il falso, hai detto che io ho preso a pugni la macchina dove stava mio figlio. Prima cosa mi dovevo spaccare la mano. Seconda cosa, dov'è la carta del meccanico che ho rotto la macchina? Dov'è la carta del meccanico? L'operatrice dalla spinta a me, loro hanno avuto paura perché hanno detto che ho fatto la diretta. Allora loro hanno avuto paura per tutelare quella sciarmata che non ha figli e non, a 40 anni non ha figli. Non l'avrà mai perché ti chiama il falso, che non sa gestire mio figlio. Loro sono i primi, in primis sono, che si portano il mangiare da casa, si portano le posate da casa, gli operatori. Sapete perché? Una volta disse un'operatrice, si mangiasseva loro questa schifezza. Perché comprano il mangiare del discount, la pasta costa 10 centesimi e il tonno quanto costa? 5-6 centesimi. E gli operatori, per paura che prendono delle malattie in quella casa famiglia perché non è pulita bene, si portano anche le posate da casa. Per difendere l'operatrice che mi ha dato una spinta, dice questa qua ha fatto la diretta. Per tutelarla hanno scritto il falso che io ho preso a pugni la macchina dove stava mio figlio. Io il testimone ce l'ho che è mio fratello che stava insieme a me quel giorno. Ma voglio sapere una cosa, questa operatrice, perché si deve dire, allora l'operatrice, ora l'operatrice Mariella Brenna deve fare faccia a fronte e deve dire Mariella Brenna, l'operatrice. Deve dire qua, allora, nella denuncia che è stata presentata da questa Mariella Brenna non c'è ne, da nessuna parte sta scritto che ho preso a pugni la macchina. Quindi a chi devo denunciare? Fammi sentire Mariella Brenna, devo denunciare a te per calunnia o devo denunciare il curatore? Che lui non c'è, no, quella che è una femmina poi. Che si reputa anche a paladina della giustizia. A chi devo denunciare, Mariella Brenna? Ti devo denunciare a te per calunnia? O devo denunciare il curatore che non c'era e ha detto che ho preso a pugni la macchina? Quando tu nella denuncia che hai detto che io mi sono avvicinata a Lorenzo, hai detto, ma ha dichiarato dai carabinieri a San Cipriano Vicentino che io mi sono avvicinata a Lorenzo, per dire che non l'ho mai dimenticato, che sono sua madre, e non c'è scritto da nessuna parte che tu hai detto che ho preso a pugni la macchina. Dove sta che ho preso a pugni la macchina? Dove sta la carta scritta? Dove sta? Ma a chi devo denunciare? A te o il curatore per calunnia? Quella che si reputa paladina della giustizia, il curatore di Salerno. Viviana Caponigro, il curatore di mio figlio. Si sta preoccupando perché da quando io ho pubblicato quell'articolo della casa famiglia, dove è stato scritto che quella casa famiglia non è sicura perché ci vuole una bambina nel 2008, ci è morta una bambina, e meno male che la casa famiglia si migliora. Quelle sciarmate, quelle sciagurate di quelle donne presenti in quella casa famiglia. Allora, quando io stavo in quella casa famiglia, si lamentano ogni giorno di quella casa famiglia, ma non hanno il coraggio di denunciare, preferiscono tenere i figli nella merda per non farseli togliere insieme a loro. Però quando si fanno grandi i figli, gli dovranno rendere conto. Dice, mamma, perché ci hai fatto stare nella merda? Perché ci hai fatto togliere la libertà?
Io non posso dire di fare appello alla loro coscienza perché mi stanno facendo capire che una coscienza non ce l'ha. Dichiarano il falso, hanno dichiarato, gli hanno cambiato, allora già gli stanno cambiando data di nascita, gli hanno cambiato il nome a mio figlio. E che fa il procuratore della Corte d'Appello? Ha detto che è tutto lecito, cambiare il nome a mio figlio è illecito. Dichiarare il falso è lecito. Ma vi siete bevuti il cervello? Mandate a zappare tutti qua. Che non sarà oggi che perdete il posto, ma prossimamente. Perché il male, ricordatevi bene, il male, curatore, operatori, donne in quella casa famiglia sciarmate ed in quella casa famiglia dove sta mio figlio. Il male che avete fatto a me e a Lorenzo, vi tornerà 100 volte. A voi, vi tornerà indietro 100 volte a voi. Perché non sarà oggi, non sarà domani, ma vi tornerà. Quelle donne, quelle sciarmate presenti in quella casa famiglia dove sta mio figlio, il male, sa come gli torna? Quando crescono i figli e le sputeranno in faccia. Dice, mamma, perché mi hai fatto togliere la libertà? Perché mi hai tenuto nella merda? Insieme a te. Questo sarà il male, gli dovranno vendere conto ai figli quando crescono. Per ora mi fermo qui, va bene così.